I mi piace non pagano l'affitto. È una frase che in molti dovrebbero mettersi bene in testa. Prendo spunto di nuovo dal blog di Max Belladonna, Il successo indipendente, e cito questo ebook che è il primo che si può scaricare gratuitamente iscrivendosi alla mailing list, seguendo direttamente il blog. Ha un po' di tempo, quindi è stato aggiornato e ne parleremo nei video successivi. Però nel blog e a partire da questo ebook ci sono un sacco di consigli su come vivere di musica e affrontare tutti gli aspetti del business legato alla musica. Il primo elemento da considerare è che i mi piace non pagano l'affitto. Questa volta vado un po' per la mia strada, non starò a fare la sintesi di quello che c'è scritto nell'ebook che vi consiglio di scaricare e di leggervi da soli. Però mi preme sottolineare questo concetto anche legato ad altri elementi. Ricordo quando è stato introdotto il mi piace, mi pare si parli del 2010. Facebook sembra strano pensarci adesso, ma è nato senza poter mettere mi piace ai post, alle foto, eccetera. Quasi non ce lo ricordiamo più. Tanto siamo abituati a farlo e tanto questa cosa ha preso piede. Anche i fan delle pagine sono diventati mi piace. E di lì in poi le persone sono veramente impazzite, tanto che c'è addirittura chi si compra i like su Instagram e non lo fa neanche per motivi professionali. Ora, al di là di queste assurdità, cerchiamo di concentrarsi su quelli che sono gli aspetti legati al business per i DJ o per i musicisti indipendenti. E considerare il fatto che i mi piace non ti pagano l'affitto può essere un buon modo per poter mettere a punto il proprio piano d'azione o la propria strategia, tra virgolette. Facebook deve rientrare in un percorso più ampio e più complesso, non ci si può focalizzare soltanto su quello, proprio perché i mi piace non ti pagano l'affitto, ovvero Facebook non paga direttamente, ma è una piattaforma che consente poi di dare accesso a dei contenuti dove poter poi monetizzare, per esempio dove puoi vendere la tua musica. Max Belladonna nel suo ebook non mette Facebook al primo posto come importanza, ma considera ancora fondamentali per un artista degli elementi un po' dimenticati, se vogliamo, come lo sono il sito web e la mailing list, perché in quel modo sono degli spazi tuoi dove poter proporre i tuoi prodotti, quello che fai, quello che sei anche, e mandare messaggi diretti, non mediati da un social network. E poi, oltre a Facebook, c'è anche YouTube, cui forse state vedendo questo video. Sono i due elementi principali più importanti, secondo il blog Il Successo Indipendente, per costruire la propria carriera di artista indipendente. Due sono gli elementi da considerare per dare forza a questo concetto, ovvero che i mi piace non ti pagano l'affitto. Innanzitutto riguarda i segmenti di pubblico, perché in base anche, per esempio, soltanto all'età, c'è un rapporto diverso con Facebook e con i social media in generale. Perché più che si va in su con gli anni, dai 30 anni in su, si tende più a guardare le cose che a mettere mi piace. Ci sono tanti, per esempio, che mi dicono: ah, ti seguo, ti vedo, però non sono lì tutti i giorni con il ditino. Al contrario, i giovanissimi mettono continuamente mi piace, però il tempo con cui scorrono i contenuti è straordinariamente veloce e allora non è detto che abbiano veramente visionato quello che fai e quello che dici. È un mi piace così perché gli sei passato davanti. E il rischio è di avere tanti mi piace che però non corrispondono a reali clienti o utenti. L'altro aspetto è più in generale quello legato al tasso di conversione, ovvero che su tanti mi piace sono pochi quelli che poi effettivamente cliccano su un contenuto e magari vanno in un sito esterno o a vedere il video o magari attivano l'audio del video. Per esempio Facebook già dopo un secondo e mezzo ti considera la visualizzazione del video, però insomma un video di 5-6 minuti si dicono tante cose, in un secondo e mezzo non è che si riesce a cogliere granché. Cosa voglio dire con questo? Importante è impostare un piano di comunicazione, una strategia, un modello nel quale si utilizzano i social media per poter portare avanti la propria carriera d'artista e per potersi promuovere, all'interno del quale tenere in considerazione anche i mi piace, però cercare sempre di verificare
attraverso i feedback, sia quando incontri le persone o comunque interagendo con le persone all'interno del social, quello che effettivamente arriva e se i mi piace corrispondono a persone reali. Abbiamo visto tantissimi esempi di super sponsorizzazioni, ora si vedono sempre meno mi piace comprati dove si vedono i nomi più strani del mondo, però esistono sempre tanti profili falsi e siccome è una percentuale molto bassa di quelli che vedono i contenuti di una pagina o di un profilo, comprare i mi piace può voler dire che le persone realmente interessate a quello che fai non vedano quello che proponi e quello che gli vuoi dire. Allora non è esattamente una strategia che funziona. In definitiva, cerchiamo di non farci abbagliare dai numeri, ma andiamo più al concreto, utilizzando sempre Facebook per quello che è, ovvero uno strumento potentissimo per poter amplificare la propria voce. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al blog Il Successo Indipendente di Max Belladonna, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e un bel like.